Dove sei, Lifty? Miss Bell, sono qui! Ciao! Accidenti, stavi lavorando al buio, non ti servirebbe la luce? Sì, mi sa di sì. Vorrei che ti sbrigassi con il carico, così Terry può ripartire il prima possibile. Ho quasi finito, non ti preoccupare, Miss Bell. Bene, allora torna al lavoro. Sì, per favore, accenderesti la luce? Certamente. Va bene. Wow, così va meglio. Sposto tutto e mi diverto di brutto. Oh, accidenti! Che cos'era quel rumore? Oh, è un incendio! Al fuoco! C'è un incendio nel magazzino! Al fuoco! Che succede, Jin? Ho appena ricevuto una chiamata da Miss Bell! C'è un incendio al magazzino del porto! Squadra di soccorso, in azione! Ricevuto! Signorina Bell! Presto, ragazzi! L'incendio è nella sezione A! Oh, andiamo, ragazzi! Sì! Allora, qui ci penso io! Voi assicuratevi che non si propaghi! Ricevuto! Polly, stai bene? Sì, sto bene. Ascolta, Roy, la situazione sta peggiorando. Vengo a darti una mano di là. D'accordo. Attento, Polly, cerco di liberarti da lì. Roy, che succede? Non riesco a muovere il braccio. Non mi piace, fa provare me. È davvero troppo pesante. Che succede, Polly? La scala del secondo piano è crollata e ostacola il passaggio. A Roy fa male una spalla e non riesce a sollevarla da solo. L'incendio si sta propagando. Dobbiamo salvare Roy subito. Coraggio, tagliamo la scala e apriamo un varco. Ricevuto. Che ci stanno mettendo tanto? Sì, cosa sta succedendo? Roy, resisti ancora un po'. D'accordo, ce la posso fare. L'abbiamo tagliata! Sbrighiamoci, ragazzi! Roy, stai bene? Sì, sto bene. Adesso cerchiamo di estinguere una volta per tutte le fiamme. A quanto pare la pioggia si è infiltrata nel contatore elettrico, causando l'incendio. È colpa mia, avrei dovuto prestare più attenzione. Mi dispiace tanto. Non è colpa tua, Roy. Sono io il responsabile. Se non avessi messo lì tutte quelle scatole, l'incendio non sarebbe mai scoppiato. Chiedo scusa a voi e alla signorina Bell. È stato uno sfortunato incidente, ma nessuno si è fatto male e questo è l'importante. A proposito, Roy, la tua spalla tornerà a posto. Sì, starò bene. Non c'è niente di cui preoccuparsi. Ehi, Roy, mi dispiace non averti detto di farti visitare ieri. Grazie, ma non è stata colpa tua, quindi non rimuginarci troppo, Polly. Ragazzi, oggi mi sono resa conto di quanto vi sia debitrice per il vostro splendido lavoro. Ma dovete cercare di prendervi cura di voi stessi prima di aiutare noi. Dovete essere in ottima forma per tenere al sicuro la città. Lo terremo a mente. Roy, posso aiutarti in qualche modo finché la tua spalla non guarirà?
Potresti farti rimproverare da Gina al posto mio? Non sarà felice di vedermi in queste condizioni? No, non credo sia possibile. Non sopporterei un rimprovero da Gin neanche per te. Che cosa? Sono molto preoccupato. Preoccupato per cosa? Dobbiamo solo dire a Spooky che non vogliamo più andare a giocare a casa sua. Ah? Che cos'è? Ha collezionato un miliardo di gomme? Andiamocene via. Neanche per sogno, dopo tutta la strada che abbiamo fatto. Dobbiamo chiamare Spooky e se non è qui ce ne andremo. Ok, va bene. Spooky? Sei a casa, Spooky? Non è a casa. Posti, mi hai chiamato tu? Spooky, eravamo solo di passaggio. Parleremo un'altra volta. Non vi sento. Forza, venite qui e ditemi tutto. Non saremmo mai dovuti venire. Cosa stai facendo, Spooky? Voglio una gomma rossa, quindi la sto prendendo. Spooky, fermati! Tutta la pila rischia di crollare. Tranquilli. Eccola! Sei incorreggibile! Spooky! Spooky? Cap? Dove siete finiti? Posti! Siamo bloccati sotto una montagna di pneumatici! Devo fare qualcosa! Il telefono di emergenza! Squadra di soccorso, sono Gin. Gin, devi aiutarci! Emergenza! Emergenza! Cap e Spooky sono bloccati sotto un mucchio di pneumatici! Squadra di soccorso, pronti all'azione! Ricevuto! Wow, questi sono davvero tanti pneumatici. Sarà molto difficile trovare una via d'entrata. Saranno nei guai se non li tiriamo fuori subito. Ellie, perché non vai avanti tu? Noi ci faremo strada nel labirinto. Vi conduco io, ragazzi. Sono già stato qui e credo di ricordare il percorso. Bene, sbrighiamoci. Che cosa devo fare? Posti! Ellie, da quella parte, sotto la gomma rossa. Tranquillo, Posti. Ci pensiamo noi. Tu va a metterti al sicuro adesso. Ok. Veloci! Pesano troppo! Roy, e adesso dove andiamo? Siamo completamente circondati. È difficile orientarsi qui. Ragazzi, guardate! Quella gomma era in quello stesso posto prima. Credo che non abbiamo fatto altro che girare in tondo. Dobbiamo trovare un modo di uscire da qui, ragazzi. Riproviamo questa strada un'altra volta. Veloci, fatemi uscire! Aiutateci! Non ce la faccio più! Pazienza, ragazzi, e sarete troppo fuori! Non ce la farò mai a salvarli da solo. Fermi, sono sicuro che io e Spooky siamo passati di qui prima. Questo è un bivio, sai da che parte dobbiamo andare? Beh, non è facile. Sono piuttosto sicuro che siamo vicino alla casa di Spooky. Pensa, Roy, calmati e vedrai che ricorderai la strada. Polly, sbrigati, la situazione è più grave del previsto. Scusa, Ellie, ci serve ancora qualche secondo. Roy ce la sta mettendo tutta per ricordare la strada. Ti avevo detto di starmi vicino, sbrigati. Ci sono! Bene, seguitemi, ragazzi! Veloci! Non ce la faccio più! Più gomme esposto e più ne vengono fuori! Veloci, ragazzi! Ehi! Ragazzi, da questa parte! Sbrighiamoci, coraggio! Mm.
Cap, Spooky! State bene! Credo di essere ancora vivo! Benny, è come se fossi parte della squadra di soccorso! Dici davvero? Mm? Sì! Benny, andiamo al porto! E come mai? Spesso le macchine hanno bisogno di essere soccorse e tu potrai aiutarle, come un vero membro della squadra di soccorso. Beh, in effetti Ellie mi ha chiamato Roy Junior. Certo! Che meraviglia! D'ora in poi noi saremo la squadra di soccorso. Io sono forte e veloce come Polly. E io sono Amber. Io sono Roy. Squadra di soccorso, andiamo al porto! Via! Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Qualcosa non va! Che cosa facciamo? State tutti calmi. A quanto pare questa è la nostra prima missione. Scopriamo cos'è successo. Ciao, ragazzi! Allora, ti serve aiuto? Sono felice che siate qui. Accidenti, non riesco a muovermi. Potreste per favore contattare la squadra di soccorso? Potremmo, ma non è necessario. Di che cosa state parlando? Aspetta e vedrai. Ti salviamo noi, Dump. Benny, al lavoro. D'accordo. Che cosa fai, Benny? Troppo peso. Non si muove. Benny, è meglio se rimuovi il gancio della gru. D'accordo, Dump. Oh no! Sono rimasto incastrato. Che cosa? Oh no! Si sta per sollevare il ponte. Chiamate la squadra di soccorso! Oh, certo! Rody! Squadra di soccorso, qui è Jean. Ragazzi! Aiutateci, per favore! Che succede? Dump e Benny sono in pericolo! Cosa? Ditemi subito il problema! Emergenza, emergenza! Dump e Benny sono intrappolati su un ponte levatoio! Fate rapporto al ponte levatoio! Agli ordini! Aiutateci, Polly! Roy, dobbiamo fermare quel ponte! D'accordo! Lo hanno fermato! Ellie, tu pensa a Benny! Agli ordini! Polly! È troppo stretto! Non c'è spazio per Benny! Dovremmo aprire di più il ponte! Preparati a recuperarlo! Coraggio! Vado! Oh,
grazie al cielo! Oh, il macchinario si è fermato! Cosa? Si sono spente le luci! Perché si sono spente le luci? Spooky! 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 Aiutaci, Spooky! Sono qui, amici! Spooky, ti prego, aiutaci! Siamo rimasti bloccati! Che cosa succede? È davvero terribile! E adesso cosa facciamo? Ragazzi, forse ho trovato il sistema! Sta arrivando una tempesta da ovest! Quando si abbatterà qui, potremo generare energia utilizzando le pale eoliche! Davvero? Oh! Ma cos'è successo, Jean? Il nostro generatore deve essere praticamente andato! Non va bene! Il sistema di controllo non risponde! Non mi lascia riposizionare le pale eoliche! Ma così, anche se ci sarà vento, le pale non gireranno! Oh no! Erano la nostra ultima speranza! Non dobbiamo arrenderci! Andiamo là fuori! Ci penseremo noi a spostare le pale eoliche! Sì! Siamo in grado di farcela! Allora andiamo! D'accordo, ma dovete fare in fretta! Il vento sta per arrivare! Ricevuto! Succede? Ho la batteria scarica! Non posso venire con voi! Oh no! Ho ricaricato posti! Doveva finire il lavoro! State tranquilli, me la caverò! Sei sicura di stare bene? Andrà tutto a posto! Voi dovete sbrigarvi! Dovete raggiungere le pale eoliche! Amber ha ragione! Abbi cura di te! Torniamo subito! Buona fortuna! Sono tutte nella direzione opposta. Beh, allora dovremo girarle noi. Ellie, credi di essere in grado? Sì, ci penso io. No, Ellie! Va tutto bene! Non ho più molta batteria. Roy, dobbiamo dare a Ellie la nostra carica. Hai ragione. Non potete! Così non sarete più in grado di muovervi! Non abbiamo il tempo di trovare un altro modo. Va fatto! Ellie, sei sicura di farcela? Sì, ce la farò! Finito! Ellie, il vento si sta alzando! Ricevuto! 7 6 5 4 3 2 ancora uno! È fatta! Perché non girano? Ho sbagliato! Oh sì! Sì! Le luci si sono accese! Ellie, ottimo lavoro! Evviva! Ha funzionato! Le pale eoliche!
che stanno girando!